grazie per essere qui così numerosi. È l'appuntamento, diciamo, doppio, perché fin di questa sera, appunto, che è Appennino di Emiliano Dante, vi ringraziamo per essere qui anche lui. È un film che appartiene alla rassegna di Figuro qui, che si intitola Racconti dal Vero, dedicato appunto al documentario italiano contemporaneo, ma è anche la prima occasione per rilanciare il Fuori Norma 2, che, come sapete, abbiamo ospitato anche nelle nostre sale, nella nostra sala l'anno scorso, nell'inverno scorso, e, perché appunto mi sembra la dimensione più congeniale appunto per sposare queste due traiettorie, che secondo me sono quelle più interessanti del documentarismo italiano, un documentarismo appunto rinnovato dalla lente deformante, trasformante di alcuni registi. E quindi in questo io sono molto contento anche di seguire sostanzialmente le vicende del Fuori Norma, anche tramite uno scambio continuo, possiamo dire, con Adriano. Ci siamo sempre scambiati link, film, e credo che appunto, pur attraverso, credo, lenti generazionali eccetera diverse, però riconosciamo questo tratto comune che io credo molto produttivo per il documentario italiano contemporaneo. Emiliano è perfettamente in questa sintonia, in questa tradizione neosperimentale, perché, come vedete, appunto, pur parlando di se stesso, della propria vita, di accadimenti legati all'esperienza, in particolar modo quella del terremoto, tra l'altro dedica una trilogia a questo, e questo appunto è l'ultimo film Appennino, lo fa però con una consapevolezza del fare cinema, del fare immagini oggi, con una lente appunto dove il cinema è anche costruzione dell'immagine e quindi rilettura continua dei codici in linea con le trasformazioni sia del cinema che delle arti visive. Lascio la parola ad Adriano Papp per presentare questa nuova onda, diciamo, due dei Fuori Norma. Ringrazio anche per i tanti presenti in sala rappresentanti appunto dei Fuori Norma. E poi, chiaramente, come nostra consuetudine, a conclusione del film parleremo anche con Emiliano. Grazie, quindi stasera ricomincia Fuori Norma, Fuori Norma 2. Come forse sapete o non sapete, fra ottobre e dicembre dell'anno scorso si è svolta a Roma la prima edizione di Fuori Norma, con 20 film proiettati in 20 sale indipendenti romane, fra cui appunto l'Apollo 11. Quando dico indipendenti, voglio dire sale non commerciali, non dedicate ai film veri. Fuori Norma 2 presenterà altri 52 film italiani di lungo e di medio metraggio realizzati negli ultimi 12 anni. Un numero considerevole ed un numero che è stato sottoposto a selezione. Questo significa che in Italia c'è una tendenza profonda che riguarda soprattutto il cinema documentario. I film di finzione non sono molti. Significa, dicevo, che c'è una tendenza profonda, una tendenza che non è riconosciuta dalle ufficialità. Questo è bene dirlo, perché è il neo di questo neomovimento. Neo nel senso del neo. Perché? Perché questi autori sono isolati fra loro, noi cerchiamo di far sì che si conoscano fra di loro, perché questi film sono emarginati dal sistema, quindi raramente li si vedono in sale pubbliche. Il nostro sforzo, mio e dei miei collaboratori che sono tutti qui presenti, è proprio quello invece di farli vedere, di far sì che ci si renda conto
che esiste un altro cinema italiano, che questo altro cinema italiano è, secondo noi, sicuramente, diciamo più cautamente, probabilmente, il miglior cinema italiano. Cominciamo oggi qui all'Apollo 11, seguiranno altre due o tre serate all'Apollo 11, poi proseguiamo a maggio, a giugno in tre biblioteche del sistema bibliotecario romano, poi andiamo a luglio nella Casa Internazionale delle Donne, poi sempre a luglio all'Isola del Cinema e presenteremo complessivamente prima di agosto 23 dei 52 film di cui vi parlavo. Poi proseguiremo a settembre in poi in altre sale, sia romane sia non romane e probabilmente anche all'estero, con questo pacchetto complessivo di 72 film. Il film di Emiliano Dante, che è il terzo di una trilogia, per chi fosse interessato alla cassa e in vendita a prezzo molto modico il DVD del film precedente, Habitat, note personali, appunto anche Appennino, che non so se conclude ma comunque forma una trilogia sul terremoto dell'Aquila. Emiliano è un aquilano, ha vissuto il terremoto, ma non dovete aspettarvi il solito documentario oggettivo su quella sciagura. Quello che è davvero interessante è lo stile di questo film, la soggettività che Emiliano è stato capace di ibridare nelle immagini cosiddette oggettive. Il documentario italiano oggi sta passando dall'oggettivo al soggettivo, ed è questo che lo rende interessante, sta passando dalla constatazione della realtà alla rielaborazione, alla trasformazione, alla ibridazione della realtà. Grazie mille, grazie a Adriano, grazie a voi che siete qui. Il film, onestamente, il film è molto parlato, per cui credo che sia totalmente controproducente dire molte cose, però grazie, sono orgogliosissimo di essere qui, di essere con voi Norma, che mi fa un piacere enorme, e niente, parliamo dopo il film, però. Si sono posti.
perché quei numeri a decrescere? Perché l'idea di fondo era cercare di evidenziare il montaggio, quindi dare una struttura architettonica in qualche modo al film, in modo che anche all'inizio si sapesse più o meno a che punto si fosse nel film, e contemporaneamente evidenziare ogni numero è un taglio del montaggio, non è un numero conti tagli, ed evidenziare l'aspetto di pianificazione rispetto a un film che obiettivamente è una pianificazione estremamente effimera, perché chiaramente il film si è evoluto in base a quello che succede sul momento, quindi non, la trama, diciamo così, non ha alcuna pianificazione, e quindi cercare in qualche modo di conciliare due estremi, ecco, questa è l'idea, penso. Senti, un'altra cosa prima di dare una parola al pubblico. Io nel vedere e rivedere questo film mi sono detto: queste immagini non sono le immagini di un documentario, non sono immagini sporche, fra virgolette, come di solito ci si aspetta da un documentario. Il modo di inquadrare è quasi antonioniano. La fotografia, benché in bianco e nero, ma c'è anche il colore, il bianco e nero anche quello di solito lo si associa alle immagini documentarie, questo bianco e nero è sovraesposto in maniera calcolata, perché trovo che la fotografia sia molto bella, cioè non è sovraesposto di uno che non se ne intende, per chiarire la cosa. Insomma, è un... Tu hai, scusate, che è talmente elaborato che va molto al di là di un documentario. Io prima facevo una distinzione molto schematica fra documentario oggettivo e documentario soggettivo. Ma qui siamo in un territorio che non saprei proprio come definire. Io tendo a usare una formula che è quella del film saggio, cioè una riflessione su dei concetti astratti a partire da alcuni elementi concreti che sono il terremoto. Sotto grazie. Beh, credo che il punto che rende molto strano l'approccio con il terremoto è il fatto che per certi aspetti, per quanto io mi senta molto documentarista, soprattutto in Appennino, cioè mi presentavo la persona come documentarista e non come filmmaker, però in effetti nasce da un'esigenza per cui probabilmente veramente nasce un documentario, cioè un'esigenza di espressione interiore, e questo è determinato dal fatto semplicissimo che io sono a Milano e quindi in qualche modo parlo dei fatti miei. Dando i fatti propri probabilmente si crea una dinamica che forse, anche estetica in un certo senso, che forse di solito si trova più nella finzione, in cui uno esprime delle proprie emozioni, quello esprime una propria sensibilità, che nel documentario, perché in effetti l'esigenza espressiva per me è più forte di quella di documentazione in senso stretto. Cioè, anzi, non mi sento in dovere di documentare in senso stretto. È chiaro che non invento niente se, dicendo che è un documentario, faccio un patto con il pubblico, cioè evidentemente cerco di essere più sincero e vero possibile, ma comunque cerco di esprimere comunque verità soggettive, non oggettive, cioè verità che dipendono dal mio vissuto, e esprimendo il mio vissuto probabilmente questo è. Riguardo al bianco e nero, beh, io vengo dal, che è sovraesposto giustamente, vengo un pochino, diciamo, il mio modello fotografico probabilmente è Giacomelli, che è un fotografo della sovraesposizione, per cui non un fotografo cinematografico, ma un fotografo fotografo. Ed è un po' da lì sono.
poi ho avuto il mio linguaggio, per cui probabilmente dipende un po' da questo. Ti chiedo una cosa, poi lasciamo la parola. Grazie. No, ti volevo chiedere, visto che ha dedicato appunto una trilogia, diciamo, a questi fatti, e chiedere, credo che una delle chiavi del tuo cinema, del tuo documentarismo, del tuo cinema di finzione, visto che stai lavorando a film di finzione, hai fatto film di finzione anche, è comunque, Adriano diceva, il soggettivismo del cinema documentario, ma pure l'autobiografia sostanzialmente. Ecco, questo film, oltre a raffrontarsi poi con te stesso, ma anche con gli altri, no? C'è una dimensione più corale rispetto agli altri, erano comunque legati alla tua, ora tua moglie, appunto, certo, ai tuoi amici, eccetera. Quindi come ti sei relazionato con questa apertura, diciamo, nei confronti degli altri? E poi una domanda anche sul montaggio, perché mi sembra che lo hai sempre avuto questa dimensione riflessiva del montaggio, che è proprio processo di costruzione, lo diceva prima, anche questa presenza proprio iconografica, no? Tu dietro al montaggio, sulla timeline, spesso quasi, no? Talvolta no? Era impiccato negli altri. Ecco, come il montaggio diventa un momento fondamentale della tua espressione, diciamo, visto che appunto parliamo comunque di una prima persona che parla. Il film probabilmente che in cui si vede maggiormente questo fatto è Habitat, ecco, poi tu non si vede da chi io montavo. Qui si vede la timeline, non si vede più me, ma insomma il principio è più o meno lo stesso. Dunque, rispondi in ordine, però l'apertura verso gli altri in effetti è tutta involontaria, nel senso che è crescente rispetto a In Tutto e Blu. In Tutto e Blu era un film fatto in una tendopoli, parlava esclusivamente di una tendopoli, perché non uscivo nemmeno per l'Aquila, rimanevo là dentro, poi Abitate era sulla città e poi mi sono trovato che Appennino è sul centro Italia fondamentalmente, sulla parte montana del centro Italia. E questo probabilmente da una parte corrisponde a una mia diversa consapevolezza delle cose, da una parte corrisponde a un oggettivo progredire la situazione, purtroppo, perché evidentemente la cosa si è estesa, e ha comportato chiaramente anche un diverso approccio, cioè mentre In Tutto e Blu, per esempio, è un film fatto in una tenda, cioè fatto una tendopoli, ma montato una tenda con i protagonisti, era il mio compagno di tenda. Avevo tutto scritto con invece tre persone che già mi conoscevano molto bene, perché era un mese e mezzo che vivevamo insieme 24 ore su 24, e a fare una follia, cioè a fare un film mentre hai perso casa, una tendopoli, però era una persona già talmente vicina a me che era molto semplice. Chiaramente invece quando ho lavorato qui ho dovuto, in alcuni casi, brutto dirlo perché sembra che si sia un secondo film, in realtà siamo molto amici e ci vogliamo bene, però per esempio Stefano, il fornaio, cioè per interesse a Stefano ci ho messo un mese e mezzo, l'ho fatto poco prima che cascasse Arquata del tutto, insomma è stato anche un colpo di fortuna. Perché? Perché non erano persone che vivevano così serenamente il narcisismo, mettiamola così, come i miei compagni italiani loro. Stefano è Vittadelli, 4 ore che c'è Stefano, quando andiamo in giro, era sulle spalle, perché lui appena vedeva che mi prendevo si girava, e quindi era molto complicato, però faceva parte della nostra amicizia, loro l'hanno conosciuto come documentarista, per cui sapevano che io facevo quello, e man mano che volevi il rapporto, volevi anche il documentario, totalmente unita. Aspetta, ma hai chiesto del montaggio? Sì, del montaggio. No, il montaggio, lo dico anche abbastanza semplicemente nel film, il montaggio è il cuore della faccenda, nel senso che anche tante immagini non fanno un discorso, il montaggio fa un discorso. E in questo sono d'accordo con Adriano quando diceva che nella categoria del film saggio, cioè quelli che ho fatto fin qui sono film basati sul discorso, e credo che lo farò sempre, perché comunque era una mia proporzione in qualche modo naturale, insomma. Sì. Volevo chiederti, torno sulla questione dei numeri, volevo chiederti se te la conferma, se è avuto la mia impressione o il contrarrovescio non è lineare, cioè c'è un momento in cui si torna indietro.
mio, perché tornava anche con il montaggio. E due, rispetto a Into the Blue, mi ha colpito molto che manca completamente la dimensione del racconto dei media del terremoto. Cioè, sappiamo, no, che il terremoto è una cosa mediatica, cioè è sempre super mediatizzato. Qui invece abbiamo soltanto il filtro del tuo sguardo. E non c'è neanche il tuo sguardo che guarda il racconto dei media, però poi dici che non ti interessa raccontare i singoli eroi, non ti interessa raccontare la collettività, però manca lo sguardo della collettività nazionale sul terremoto locale. Cioè, quanto è provocatoria, quanto è contro il racconto dei media, quanto semplicemente che non ti interessava in questo momento. Ok, tutt'altro è bellissimo per questo tipo di domanda, che non è normale per me, almeno cioè, il mio piccolo, quello l'abbia visto anche tutto il gruppo qui. E viva! In quel momento, quando ho fatto Into the Blue, ero in Tendopoli, si vede che subivo continuamente e non è che potevi anche di non vedere rientrare nella tua tenda, cioè fermate realmente camera nella mia tenda. C'avevo cioè, il G8, diciamo, gli elicotteri sopra, fermi sopra Tendopoli, cioè era una situazione molto strana nel terremoto dell'Aquila. Questo terremoto, c'erano i media, ci stavano, però non, onestamente non erano così invasivi, specialmente Arquata, che non era Amatrice. Quindi oggi si dice il terremoto di Amatrice, in fin dei conti. Loro non erano particolarmente mediatici, ed è il posto dove mi sono fermato maggiormente. E poi come taglio, in qualche modo, ho deciso di raccontare i fatti miei del terremoto, in un certo senso. Cioè raccontare loro proprio attraverso la mia esperienza. E la mia esperienza del terremoto non è stata data dai media. La mia personale, nel senso che... non li vedevo, non li sentivo, andavo stavo direttamente lì, e quindi quando stavo lì non c'era la televisione, quando stavo a casa non c'avevo voglia di ascoltarla, onestamente. Credo che sia fondamentalmente solo questo. In realtà è in due Luca che sei stato costretto a raccontarlo. Sì, o che forse anche come mentalità in quel momento, in due Luca è nato dall'esigenza di dire che eravamo vivi malgrado tutto. Infatti era il film più ottimista che abbia mai fatto, insomma. Sì, perché sì, guarda, non ci spieghiamo davanti a niente, è un po' è dell'adrenalina da sopravvissuto, mettiamo così. Questa adrenalina ovviamente è bella, è passata, e adesso sono un'altra persona, sono passati quasi 10 anni, insomma. Senti, vorrei chiederti una cosa. Gli autori di norma sono 72, giusto? Quanti adesso, Adriano? I fuori norma quanti sono? I film, quanti, i registi? Pasquale Mizuraca è uno dei fuori norma. Siete complessivamente 72. Compresi i 20 che abbiamo già fatto vedere. Sì. Ogni artista si ritiene ed è singolare, irriducibile, irripetibile, no? Quindi, e noi facciamo parte di un movimento, facciamo insieme una cosa. La contraddizione sta in questo, che ciascuno di noi tende ad essere unico, e che il movimento tende a individuare che cosa ci lega. Ora io per le esperienze che ho di teorico e di pratico, di scienziato, di cineasta, in questi mesi ho riflettuto su cosa ci lega. Ognuno di noi fa un'opera, in realtà quando si dice il futurismo, il cubismo, tutte le definizioni sono false, perché appunto ogni individuo produce una forma d'arte, se è un artista. Ma cosa c'è che ci accomuna ai 72? Quanto erano i discepoli di Gesù di Nazareth? Secondo me è questo. Noi cerchiamo di risolvere, di superare il peccato originale del cinema. Il cinema è nato diviso in due, Méliès e Lumière, il film e il documentario. Secondo me noi e anche altri ci
cerchiamo di superare questo partito preso e di costruire qualcosa che io chiamo cinema androgeno. Cioè, tutti secondo me, ciascuno a suo modo. Perché dico questo? Perché ancora il movimento non è partito. Noi invece di farci i fatti degli altri, ci facciamo i fatti nostri. Si vede come non funziona il portale. Se noi acquistassimo la coscienza di quello che facciamo insieme, ciascuno a suo modo, secondo me il movimento diventerebbe quello che è, cioè un movimento. Questo forse deve rispondere Adriano. te lo dico sinceramente, cioè, le cose che mi rendono veramente molto orgoglioso, non è retorica, sono veramente orgoglioso di far parte di Corinorma. E la cosa che mi rende così orgoglioso è paradossalmente che non è un movimento, ma è un'analisi, cioè parte da un'analisi storiografica, storico-critica, chiamiamola così, ed è un'analisi molto lucida, paradossalmente. E in questo, in realtà, è più una constatazione, se vogliamo, che un movimento. Cioè, credo, anche guardando se il film che ha selezionato Adriano, guardandomi attorno, che esista una fase del nostro cinema, ma del cinema mondiale in generale, in cui le nuove tecnologie, le nuove condizioni materiali di fare cinema e le nuove condizioni di distribuzione hanno generato tantissimi pallini sparsi per la penisola e per il mondo, che hanno enorme difficoltà a essere consapevoli gli uni degli altri, perché i contatti sono pochi, ma che stanno sviluppando delle grammatiche, stanno sviluppando delle tematiche, stanno testando la materia in un modo che in realtà è un cinema strutturato industrialmente difficilmente può fare. E la premessa per fare questo è il fatto che ci sta una rivoluzione tecnologica e possiamo fare film da soli. Prima non potevamo farli, anche e non è che siamo dei geni, è semplicemente che adesso ci sono le premesse per farlo, adesso non possiamo usare la camera come una penna. E a costi onestamente irrisori, cioè questo è il mio quarto film, se sono tutti i film che ho fatto, incluso il film di finzione, io non sono arrivato a 5.000 euro di spesa. Si può fare, cioè si fa, non è impossibile, ma è secondo me quello che è fantastico dell'operazione di Adriano, è che si è reso conto di questa cosa, e si è reso conto con una grande disponibilità all'ascolto, di realtà che onestamente minori, cioè non siamo famosi, o alcuni sono, certo, però fondamentalmente con una grande attenzione per le realtà minori e con una grande capacità di visione senza pregiudizio di realtà minori. Tanto da considerare minori, questo è la più bella cosa che possa succedere, almeno uno che vive in provincia. Se vuoi aggiungere qualcosa. Chiedere una cosa invece riguardo proprio la scrittura del film, perché immagino che un documentario magari conti più appunto la ripresa, poi il montaggio, insomma. Però comunque a me è piaciuto molto anche proprio il testo, cioè il racconto, cioè l'ho sentito un po' proprio come se fosse una sorta di racconto di fiamma anche in un certo senso. E quindi volevo sapere come è nata proprio la scrittura, se l'hai scritto dopo, a seconda delle immagini, oppure avevi già un'idea. Sono molte frasi che mi sono piaciute, le persone sono persone, non sono messaggi. Cioè, come ti è nato poi, diciamo, proprio il testo, la sceneggiatura, se è stata una cosa inutile, l'hai scritta tu, ti ringrazio moltissimo, anche perché in realtà nel senso che in realtà la scrittura proprio della parte, diciamo, chiamala letteraria, non faccio il termine perché è quello fuorviante, però insomma la parte dritta del testo è stata molto complicata, perché gli appunti li ho presi subito, però poi c'è un problema, ci sono due problemi per me in particolare che sono dislessico.
uno è scriverli in un modo, diciamo, in un modo funzionale, quello che, sia quello che vuoi dire, quello che vuoi che sia ascoltato, e l'altro è dirli in un modo che possa essere anche comprensibile agli altri e magari non terribilmente balloso. La prima versione era più parlata, e molto più parlata, e un pochino troppo letteraria, per cui poi sono dovuto tornare a reincidere, a stringere un pochino quello che avevo detto. E in più avevo aspettato anche il microfono, tra parentesi, una cosa stupidissima, ma è così, cioè, ho deciso di incidere con un microfono che non era adatto né alla mia voce né all'incisione, un microfono per cantare fondamentalmente. E questo l'ha creato un mese di perdita di tempo totale. E questo in realtà è poi influito anche in quello che dico. Perché se tu sei costretto a dire continuamente la stessa cosa, ti rompi le scatole di dirla, ti trovo un altro modo di dirla, perché non riuscirai più a dirla in un modo. Per me sono. In realtà il testo è stato molto lavorato. Anche se cerco di avere un'impostazione meno. Appunto, non è meno artificiosa possibile, però in realtà è stata una semplicità, ci sono riuscito qua. Penso ci sia riuscito, no? Se non essere semplice, sarà una semplicità faticosa. Sì. Poi. Io non ho preso la domanda, ma mi ha colpito, vuol dire che mi ha colpito tanto il fatto un po' magico di come il discorso sul terremoto si unisce e si fonde con il racconto di come fai il film. E penso che questo dipenda dalla chiave particolarmente personale e profondissima di quello che tu fai. Penso. Che ne pensi? Beh, penso che è bellissimo sentirselo dire, onestamente. Grazie, spero che qualcuno abbia registrato. Sì, sì. Quando lo sento a casa. No, veramente, non sto scherzando. Penso che in realtà in parte, vabbè, forse cioè era un mio tentativo, cercavo di fare questo. Nell'altra è anche, in un certo senso, se hai la fortuna, la sfortuna di viverlo, è anche il fatto che il terremoto, di viverlo e di capire un certo modo, diciamo così. Il terremoto è un simbolo che prescinde dal terremoto. In sé, è un simbolo universale, diciamo che su un terremoto, il terremoto è una cosa più grande di chi ha vissuto il terremoto. E appunto commentando il terremoto in quanto tale, cioè, ho cercato di rapportarmi col terremoto come simbolo universale, questo l'ho fatto continuamente. Era una delle cose più carine che mi. Sì, insieme a questa, una delle cose più carine che mi hanno detto è stata in Marocco, che era una signora, tra l'altro una specie di esperanto, lei non parlava inglese, in italiano, io parlavo in francese e in spagnolo, quindi ci capiamo quasi a gesti. Però mi ha detto fondamentalmente che per lei non era un film su terremoto, era un film sulla fragilità umana. E questo onestamente era una bella cosa sentirsi dire, perché era quello che penso che sia il terremoto non vissuto dalla prospettiva delle case, ma vissuto dalla prospettiva delle persone. Tra l'altro, visto che hai fatto un riferimento a questa fragilità umana che secondo me era molto presente anche negli altri, chiaramente, generazionale, con in habitat ancora di più, qui diventa anche, a proposito di quello che diceva anche Silvia, proprio un senso anche della fragilità delle immagini, cioè queste tue riflessioni diventano anche sul fare il film, diventano anche insomma, una riflessione sulla fragilità delle immagini, insomma, sul senso di fare ancora immagini proprio. Se servono a qualcosa quasi e appunto si sgretolano quasi come talvolta no appunto le case sostanzialmente sì. Diciamo sì no, io volevo fare i complimenti da persona che in realtà non nata nelle zone del terremoto però che ha vissuto terremoti questi ultimi no quello di Augusta quello nelle zone sopra Norcia e avendo tanti amici di loco e quindi sto vivendo giorno dopo giorno no, tutti gli accadimenti e quindi ti voglio fare i complimenti perché restituisci l'emotività e la confusione perché la confusione mi viene da dire no, sia la parola confusione non nel senso della confusione nel senso
degli stati d'animo che le persone hanno, e quindi anche questo tuo amico che quasi non riesce a esprimere, ma ha colpito molto, no? Antonio, quello che dice che non gli riguarda più, il terremoto non mi riguarda più. Sì, okay. Il terremoto non mi riguarda più, ma c'è una, diciamo, che mi sembra che sia un filo costante del tuo film, e quindi mi incuriosiva anche, capendo che la confusione purtroppo è anche delle istituzioni, perché almeno nella zona che io continuo a frequentare nonostante gli accadimenti e senti con amore crescente, no? Che è appunto l'Umbra, a me colpisce veramente la confusione totale che hanno loro, tant'è vero che appunto ci sono stati suicidi di persone, visto, no? Negli ultimi tempi, via di seguito, e sembra che questa cosa rimbalzi sulle istituzioni, no? Ne parlano a malapena, non so, le mamme, il sindaco di Norcia nega addirittura che ci siano state delle morti a causa del terremoto, no? Nel treno continuo a Castelluccio e insomma è tutta la zona, e quindi andare anche da ospiti, io mi rendo conto che fa bene alle persone parlare molto, no? Parlare, raccontare, questo sia durante le scosse che dopo, no? Sì. Ti sembra che faccia bene, no? Allora mi incuriosiva sapere se le istituzioni l'hanno visto il tuo lavoro, cioè c'è qualcuno anche, ecco, ancora no. Io ho visto anche la Botta Grossa, che conoscerai, il documentario di Sandro. Ha vinto il nastro d'argento, sì. Ha vinto il nastro d'argento. Sì, no, ma poi magari io non so se ti conoscete, no. E anche quello lavoro, insomma, è stato molto sofferto, no? Ma e mi sembra che anche lì nessuno abbia lì, cioè a livello di parlo sempre di istituzioni, non so, che ci sia una indifferenza totale alla cosa, no? E un'indifferenza che ovviamente è anche un respingimento, sicuramente. Quindi mi incuriosiva sapere appunto se comunque ci provi a farlo vedere anche. Allora, no, penso che non vado, cioè così non sono andato mai da un politico a cercare di far vedere un film. No, un politico, però insomma anche, sai, magari che ne so, una regione, avrebbe senso, no? Ecco, fare. Appennino non è stato visto da nessun politico, in realtà sia soprattutto in quella zona, perché in quella zona è possibile proiettare il film, cioè io ancora non faccio vedere il film all'arquata, certo. Perché non sapevo come farglielo vedere, insomma, gli mando i link, ma più di questo non posso farci niente. E rispetto all'istruzione, la cosa più buffa che mi è successa in vita mia, onestamente, tra le cose più buffe, insomma, sono successe diverse, ma questa con i politici è la più buffa, è successo una volta che abbiamo proiettato Appennino, Habitat, il film che ho fatto prima, al Senato della Repubblica, con la presenza di Gianni Letta, che è quello che si è messo del progetto Case, e Appennino è un film sul progetto Case, ed è stato molto strano. Onestamente, ho il vero, lui è l'unico, c'erano altri politici, ma che entravano, uscivano, stavano lì, sì, ci sono stato, ma lui se l'è visto tutto. Ha fatto, dopo che ha visto il film, ha fatto un intervento molto lungo, molto circostanziato, non è stato un dialogo perché poi se n'è andato, cioè è stata più una difesa del progetto Casa, così. Comunque ha avuto l'apprezzabile pazienza di vedersi il film. Però grosso modo, onestamente, quando fai un documentario del genere, diciamoci le cose come stanno, non pensi di farlo per avere un'attenzione politica, né di farlo come denuncia. Non ci hanno avuto questa prospettiva. Certo. Poi se lo vedono, io sono ben contento, ovviamente. Però non mi sembra che proprio sia nell'agenda. Sì, sì. Ma riguardo alla confusione, comunque questa invece forse la confusione che prima accennavi, in realtà il problema è che rapportarsi con il terremoto, specie per chi l'ha vissuto personalmente, intimamente, non personalmente, questo discorso vale per i volontari, è complicato perché si cambia continuamente idea di cos'è il terremoto, di quali sono gli effetti, di dove si è fermato, di dove non si è fermato.
Sicché per esempio l'affermazione il terremoto non ha fatto vittime a Norcia è sicuramente molto vera perché la scossa non ha fatto vittime, è molto falsa perché il terremoto non è la scossa, il terremoto è il lungo periodo. Però chiaramente poi ci stanno, ognuno vuole dire quello che vuole dire, per motivi suoi, insomma non necessariamente perché è sincero, ma anche perché ha motivi politici, e quindi tutto diventa molto complicato. Però non si può dare una visione unitaria del terremoto. Il terremoto che io stesso ho fatto in 3 film e continuo ogni volta a ripensare, sì, ma non è così. Obiettivamente bisogna accettare che come colore dell'architettura è anche una colore delle prospettive, per cui riesci solo a prenderlo in parte, in pezzetti. In maniera anodina intercettare, diciamo, in questi ultimi 15-20 anni, almeno così la mia miopia mi fa diciamo, circoscrivere un periodo così ridotto, propulsione, una gittata veramente incredibile, diciamo, la trasformazione nuova forma di regista, di essere regista, di occuparsi di cinema. E una volta si poteva dire che fare cinema poteva essere anche una forma per affrancarsi dal lavoro, no? Inteso come posto di lavoro. E adesso invece, paradossalmente, appunto con queste nuove tecnologie, si è aperta una diga di innumerevoli registi operai, cioè c'è una specie di opificio che dilaga nella città. Se uno stesse in un vagone, non nell'intera metropolitana, ma magari soltanto una vettura, una volta se c'è qualcuno che si sente male, si diceva c'è un medico qui nella metro, adesso si potrebbe dire c'è un regista e si solleverebbero mani su 25 persone, almeno una trentina sono registi. Ecco, questa cosa, diciamo che ahimè non mi coinvolge, non mi toglie da un imbarazzo, da una sensazione così veramente di deriva, cioè c'è troppo lavoro, c'è troppa gente che si sbraccia e si affatica a trovare, a inseguire sbarcati dal gommone, lapilli dai vulcani e altre cose. Cioè, questo non, so che adesso non lo posso nemmeno articolare, anche perché poi sì, non lo so, non voleva essere, sì, avere un po' un approdo compiuto, perché non può averla, soltanto la mia idiosincrasia che in parte mi coinvolge a questa dimensione veramente forse che non riesco a vederla unicamente come un bene. Cioè, questo potrebbe essere tacciato, diciamo, di meccanismo quasi antidemocratico, no? Perché accidenti, ma come limitare la libertà, la creatività, a volte forse, non so, Marco De Angelis, altro autore fuori norma. Cioè, se no la domanda non c'è una risposta, però ti faccio presente che se tu vai allo stesso vagone e chiedi quanti sono poeti qua dentro, alzano molto più gente la mano. Anche di scrivere. Sì, appunto, in realtà in questo sono molto sereno, nel senso, mettiamola così, dal punto di vista egoistico so che non avrei nessuna chance di fare il film se non ci fosse questo momento, e quindi faccio parte degli intrusi del lavoro, no? di quelli che ne hanno diritto, perché non avrei proprio nessuna chance, nel senso, non ho una formazione specifica, io non so altro, sono storico dell'arte, non avrei mai potuto fare un film, e a me onestamente piace fare film. Cioè, mi stressa molto, mi diverte molto e mi fa continuare a vivere in un certo senso, mi
fa accedere alla depressione, una cosa. E di conseguenza non posso essere contro. Poi ci sta un, è chiaro che si produce anche una valanga di merda, no? Scusate il francesismo, però insomma è ovvio. Ma a parte che si produceva anche prima in parte, era meno valangoso, cioè era un quantitativo numericamente meno rilevante. Perché c'è molto lavoro, molto facchinato. Ma a me piace. E se non posso pagare il montatore, il sceneggiatore, il fotografo? No, no, io lo trovo, in realtà, sai cos'è? No, aspetta, una risposta migliore, questa è solo economica, non è veramente quello della faccenda. A parte che mi sento in colpa e quindi devo faticare, e questo lo metto, è il mio problema personale. C'è anche un altro fatto, io vengo da, pur essendo una persona del 2018, vengo dalla formazione che è profondamente radicata nel Novecento, mettiamola così. Mi sono formato in un cioè, gran parte della mia estetica adolescenziale, che poi è rimasta nel mio percorso d'adulto, diciamo così, si è formata con gli attori nati tra il 50 e il 60, sia in pittura che nel cinema e in letteratura. Beckett, Antonioni, Francis Bacon, quel tipo di artista lì. E sono artisti che sono formati, in realtà si sono raggrumati secondo un'idea probabilmente sbagliata, ma o superata, però per l'idea che l'arte esprima l'indicibile. Ora, io come faccio a fare un'operazione dovendo dire a qualcun altro cosa devi fare se voglio esprimere l'indicibile? Cioè, è un po' la contraddizione. Se lo fai, magari non ci riesci a fare quello che vuoi perché non c'è le conoscenze, non c'è la capacità, però è una prospettiva che mi affascina, mi interessa. Cioè, in ogni caso è frutto del sudore, e questo mi piace molto. Se avrei difficoltà, anche se potendo, un altro normale, insomma, i macchinisti, non riesce a sentirmi pensare, per cui io sono figlio di questa tecnologia qui, senza mente termine. Posso capire che è anche una pavvilente, penso forse anche tu, non so, abbiamo avuto fare i registi che lo facevi in pochi, è difficile. una brutta poesia, chiunque la può scrivere, un brutto film, devi farti un mazzo comunque, anche se dirigi altri, comunque è sempre faticosissimo. E quindi ti piace faticare, a me mi ha preso un po' la mano forse, però perché sono andato a fare tutti i due figli, ho fatto un po' da solo. Però penso che faccia parte almeno del processo di questo mio momento, lo sento molto mio. E sono contento che esista la possibilità di farlo, perché altrimenti non farei niente. Fai altro, scriverei, farei tipo il fotografo. Scusa, a tale proposito, siccome anch'io sono un piccolo operaio che fa tutto, e questo è un processo molto. Il fatto che tu vai dall'arte contemporanea mi fa capire molte cose, perché in realtà sento in questo film proprio un tipo di approccio, che non è quello del cineasta e del narratore, ma quello dell'archeologo, che è un elemento, un tipo di dinamica proprio dell'arte contemporanea, no? Con tutti questi reperti che vengono in qualche modo organizzati, sistemati, cercando di fare un senso dove il racconto e la narrazione è importante, ma la ricerca sospesa. Però nell'arte contemporanea questo è sempre un tentativo di trovare una risposta su se stessi, cioè sostanzialmente è la documentazione della ricerca. Quindi volevo sapere che cosa tu hai imparato di te in questo percorso. Ah, non lo so. Dai, cazzo, cioè, nel senso che è una bellissima domanda, ma dovrei rifletterci per giorni, e ti direi comunque una frescaccia, che è una domanda per cui fare un altro film, insomma, per rispondere. Parlare di volontà di potenza pensando a Faretta, diciamo, non è una scherza. No, rispetto al contemporaneo, la mia formazione viene da lì. L'unica cosa che sento di profondamente diverso dell'arte contemporanea nel suo insieme, poi ci sono anche differenze tra l'arte contemporanea, ovviamente non si può, la cosa così magmatica non si può prendere. Però grosso modo il film, diciamo, il video arte tende a costringerti ad un atteggiamento esegetico, per cui
chiede allo spettatore contento di capire cosa stai dicendo. E questa è una cosa che da cui sono partito. Il mio film era criticissimo, era tutta una prima persona, l'hanno capito in tre probabilmente. E ho completamente abbandonato. Cioè che non mi interessa più, non mi sento più parte di quel percorso da questo punto di vista. Anche perché poi diciamoci, io non mi sono formato come artista contemporaneo, mi sono formato come critico dell'arte contemporanea. Di conseguenza la mia vocazione è sempre stare a chiacchierare. sì, anche troppo. Ringraziamo molto Emiliano Dante per il film, anche per questo bel dibattito. Adriano Avrà ancora una volta, non lo faccio mai, però vi dico il film appunto che proiettiamo nella prossima settimana, in particolar modo agli eventi, perché abbiamo il 21 lunedì appunto, cioè Silvia Tarquini qui presente, queste serate abbiamo iniziato a fare lo scorso mese, Art Digiland, la seconda serata è dedicata a Mirna di Corso Salani, che chiaramente è uno degli autori tra i fuori norma segnale da Diana Pra, ed è uno degli autori fondamentali anche per capire l'oggi, le fuori norma di oggi. E poi abbiamo mercoledì 23, altro film fuori norma 2, diciamo, targato così, che appunto Io sono Tommaso di Amedeo Fago. E poi giovedì 24 invece, per chi non l'ha visto, Riccardo va all'inferno di Roberta Torre, alla presenza di Roberta Torre. Va bene? Ok, grazie. Buonanotte.